Mi ricordo di Samer, è arrivato da noi circa un anno fa. E era stato diversi mesi a lavorare in uno dei mercati generali che ci sono vicino Roma, perché lui aveva un forte bisogno di mandare soldi alla sua famiglia d'origine. Dopo diversi mesi di lavoro duro e quindi di vita nell'oscurità, perché per lo Stato italiano Samer non esisteva, il ragazzo decide di rivolgersi alle forze dell'ordine per essere inserito nel circuito dell'accoglienza, perché sapeva bene che se non avesse fatto questo passo non avrebbe potuto avere i documenti italiani. Samer è uscito così a 16 anni dall'invisibilità che lo aveva inghiottito e sfruttato sulle strade di Roma. Ma in Italia oltre 1000 ragazzi egiziani come lui sono ancora irreperibili, perché al percorso di regolarizzazione proposto da centri come questo della Caritas in tanti preferiscono lavorare in nero, spinti, costretti dalle famiglie, vogliono che mandino subito soldi a casa. Si sta così sviluppando una nuova forma di immigrazione minorile forzata. Fatima è una delle ragazze che abbiamo accolto, è arrivata dalla Nigeria, è una ragazza vittima di tratta. Sbarcata da sola in Sicilia a 16 anni, per un anno Fatima sparisce, vittima di violenze e soprusi. È arrivata da noi che era in condizioni di salute pessime, l'abbiamo ricoverata e i medici, ricordo, ci hanno detto che era stata veramente poi massacrata. Io ricordo il volto e la solitudine di Fatima. Aveva degli occhi smarriti, vuoti, non si fidava e non è facile a volte uscire con la mente e con il corpo da situazioni così abusanti come possono essere quelle di chi purtroppo è costretta a subire la violenza del sistema, ma poi anche dell'uomo, insomma. Fatima è uscita dall'invisibilità perché le sue condizioni di salute probabilmente sono state tali che hanno spinto i trafficanti a portarla alle forze dell'ordine. Però non sempre è così, sia perché non sanno a volte dove andare o perché magari non pensano di non avere un'altra alternativa nella vita.